Molto complicata nel senso che ce la siamo complicata noi nel primo tempo e al tempo stesso ce la siamo ripresa per due volte. Abbiamo commesso degli errori di un po' di ingenuità, un po' di insicurezza, ci siamo complicati la vita, bravissimi a pareggiare subito e subito il 2-2. E poi dico che nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria. Però se non avessimo fatto un primo tempo così, col carattere e la voglia di riprendere la gara, probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno un secondo tempo così e magari chissà, sarebbe successa la partita come con la Reggiana, perché la sensazione a un certo punto era quello. Invece oggi siamo stati bravissimi a riprenderla subito nel primo tempo e poi nel secondo tempo, come ho detto, bravi ragazzi a chiuderla. C'è stato qualche leggerezza in più nel primo tempo in difesa, in fase difensiva? Ma qualche errore, sì, leggerezza non mi sembra, però sì, qualche errore, qualche situazione che non leggo di leggerezza, leggo di errore proprio tecnico e tattico in un'altra situazione. Comunque è stato questo disco, ovviamente, 4 vittorie consecutive. Beh, chiaro, quando si vince siamo tutti contenti, però da allenatore è meglio quando si vince e si sbaglia anche perché c'è ancora qualcosa da lavorare, ma non serviva a prendere qualche gol, possiamo fare a meno, lo sappiamo che ci sono delle situazioni sulle quali dobbiamo lavorare, solo che in questo periodo tra una partita e l'altra si fa un po' fatica perché abbiamo giocato veramente spesso tanto e allenati poco. Preferisci vincere così o preferisci l'1-0? L'1-0. Vincere 1-0. Non mi piace prendere tanti gol, e credo a nessuno. E arrivavamo da un periodo che ne avevamo presi pochi, però ripeto, oggi mi sembra siano stati più che altro errori individuali che con un po' più di serenità e fiducia credo si possano limare. Nella sfida di Coppa darai spazio sicuramente al turnover. Sicuramente giocherà chi ha giocato meno, magari avremo modo anche di mettere in campo qualche ragazzo che magari non conoscete, credo che sia giusto, non perché debbano giocare la partita di Coppa Italia, ma perché devono trovare la condizione per entrare in campo ed essere a disposizione di questa squadra. Si allenano sempre benissimo e la partita di Coppa Italia serve per fare 90 minuti a chi ha bisogno. Il Modena è sicuramente una delle cinque del campionato. Il Modena è una squadra solida, una squadra di categoria, è una squadra che gioca un buon calcio e l'abbiamo visto oggi. Ma le squadre sono tutte così, quindi siete stati bravi oggi, ripeto, a riprenderla e ad essere anche molto concreti sotto porta, perché abbiamo sbagliato pochi gol oggi, a differenza delle ultime partite dove non siamo stati poco concreti. Oggi siamo stati veramente molto incisivi e bravi, perché altrimenti oggi non avremmo vinto questa partita. Adesso siete il terzo, secondo posto. Sì, vabbè, ma non scrivete niente, non serve a niente, perché ci siamo detti 4 partite fa, 5 partite fa che dobbiamo giocare una partita alla volta e basta, la classifica non c'entra, non conta, adesso ne parliamo a marzo quando ognuno si è incontrato, cioè abbiamo incontrato tutti e dopo il mercato di gennaio vedremo anche la reale forza di tutte. A marzo faremo i conti. Grazie, ciao.